Siccome non abbiamo intenzione di occupare le strade o le sedi delle tranvie o delle ferrovie o di altro, creando disagio a una città che è nostra, che non è nostra controparte, noi oggi siamo nella casa di tutte e di tutti e ci rimaniamo ad oltranza, perché questo è il pezzo di Firenze che oggi abbiamo deciso di vivere per rivendicare le nostre ragioni. Dopodiché vorrei anche essere chiaro, la rivendicazione non è il pagamento degli stipendi. Gli stipendi, il premio di risultato fisso, gli emolumenti che ci devono essere dati, ci sono dati per contratto. Siamo invece a rivendicare che ci sia un ruolo proattivo delle istituzioni nell'individuare in maniera anche creativa a questo punto, perché la situazione è eccezionale, fondo di salvaguardia, cassa depositi e prestiti, altre forme, per entrare in società, altrimenti lo stabilimento è potenzialmente fallito, per rivendicare trasparenza sulla struttura societaria, perché non riusciamo a capire che cosa è successo nel passaggio effettivo da Melrose al dottor Borgomeo, se c'è stato un passaggio, come dire, di proprietà giuridica, ma non di possesso sostanziale del destino dello stabilimento. Questo è qualcosa che noi non riusciamo a capire e sostanzialmente chiediamo che tutto il lavoro che stiamo facendo, creando una PS, creando una possibilità di accedere al RUNS, creando la possibilità di mettere in piedi un comitato tecnico-scientifico, abbia lo stabilimento a disposizione. Se no, siamo in una situazione paradossale in cui un proprietario dice di non avere piano industriale, capitali, cassa integrazione, accesso a un accordo di sviluppo e contemporaneamente fa da tappo rispetto al lavoro. E si tolga da queste famiglie, da queste RSU, da queste organizzazioni sindacali, l'onere di fare da battibecco con un personaggio, con un'operazione che invece deve avere a questo punto un giudizio pubblico. Siamo qua per questo.